Il maestro Bovo Meneskin che ci parla di questo splendido percorso della Serie A1 del Tennis Club Parioli, edizione 2017. Bovo, intanto congratulazioni, cosa ne pensi? Ma, anzitutto grazie per le congratulazioni, inutile dire che siamo molto soddisfatti dell'andamento di entrambe le squadre, soprattutto della maschile che giocherà la finale a Foligno il prossimo weekend. Siamo un pochino rammaricati per la femminile perché ci sarebbe piaciuto molto portare entrambe le squadre nella finale, sarebbe stata una cosa storica che non è mai successa nel campionato di Serie A. E peccato perché ci siamo andati vicini con le ragazze, eravamo 2-1 sopra al ritorno dopo aver pareggiato 2-2 all'andata e abbiamo perso i due doppi, doppio e doppio di spareggio, nei quali devo dire che il Prato in effetti si è dimostrato superiore, quindi onore al merito, sono stati molto bravi, ma io sono comunque soddisfatto del cammino che abbiamo fatto, dell'impegno che le ragazze hanno profuso e dell'attaccamento che hanno dimostrato ai colori del circolo. Concentrazione, determinazione, tanto tifo, tanta presenza dei soci. Sì, questo è stato l'aspetto che sicuramente ci ha fatto più piacere, perché coinvolgere i soci in un circolo storico come questo non è mai semplice, perché il socio del circolo storico di tradizione è sempre un pochino distaccato rispetto all'attività agonistica. Il fatto di averne coinvolti così tanti vuol dire che le ragazze e anche i ragazzi sono stati bravi a portare questo spirito di gruppo e a coinvolgere tanti soci a fare il tifo per loro. Tutte ragazze del Tennis Club Parioli, e questo è molto importante. Sì, noi siamo ovviamente da sempre, la nostra tradizione ci porta a far giocare le ragazze che sono cresciute qui da noi e che si allenano qui, e infatti queste nuove regole che la federazione ha imposto del fatto dei giocatori del vivaio sicuramente favoriscono i circoli come il nostro che fanno attività a livello giovanile, e in effetti i risultati si cominciano a vedere. Noi lavoriamo tantissimo con i giovani, basta pensare che ragazzi come Martina Biagianti o Flavio Cobolli sono tra i primi in Italia e competono in Europa avendo iniziato la loro scuola tennis qui al Parioli, quindi anche tanti complimenti alla scuola tennis che comincia a formare i bambini da quando prendono la racchetta in mano e poi ce li consegna a noi dell'agonistica quando sono un pochino più grandicelli, e c'è un percorso dietro tutti questi risultati, ecco, il senso poi in fondo è questo, che c'è un percorso lungo ma che poi porta questi ragazzi, se hanno delle qualità, a competere a livelli importanti. Nastasia Burnet, molto molto brava in Serie A, molto attaccata alla squadra, ci tiene tantissimo, e nei risultati quest'anno nei tornei è stata un pochino altalenante, però in Serie A ha sempre giocato bene, tra l'altro ha giocato da numero 3 dove secondo me era nettamente più forte delle sue avversarie. Ha perso una sola partita, in una partita, l'ultima del girone, dove tra l'altro contava poco il risultato, poi ha sempre portato il punto ed è stato un apporto fondamentale per arrivare alle semifinali. Caregaro purtroppo una bravissima ragazza, anche lei molto legata a noi, dispiaciutissima che non riesce ad avere un rendimento positivo in Serie A. Quest'anno ha giocato meglio dello scorso anno, però ha vinto poco anche quest'anno. I risultati dei tornei sono stati per lei molto buoni, in Serie A non è riuscita ad esprimersi i suoi valori un pochino, perché secondo me sente la pressione di giocare la gara a squadra, sente la pressione di giocare per questo circolo e con i soci che la vengono a vedere e a sostenere. Di Giuseppe. Vabbè, Di Giu, che vogliamo dire, un tennis bellissimo, il suo back, la sua palla corta, i suoi colpi ti portano, ti coinvolgono, ti portano a tifare per lei, tra l'altro una bravissima ragazza come tutte le altre del resto, anche lei Serie A all'altezza, ha sempre vinto, ha perso una sola partita con la Gatto Monticone, però anche lei ha dato il suo contributo al 100%. Lombardo. Beatrice, bene, anche lei quest'anno in Serie A bene in doppio, ha vinto i primi tre doppi molto bene, poi purtroppo con i doppi non siamo stati molto fortunati nelle ultime partite, ma lei anche usciva da un periodo un po' sfortunato a causa degli infortuni che ha avuto e ha ripreso bene, ora sta giocando meglio anche in singolo e
in doppio secondo me ha delle ottime qualità che può anche migliorare nel futuro. Martina Biagianti, molto vogliosa di fare, sempre grande entusiasmo quello di Martina. Sì, la nostra quinta giocatrice, la più giovane, un vivaio anche lei, quindi insieme a Barnett e Lombardo, quindi siamo fiduciosi per la squadra del futuro perché arrivano da sotto le ragazze, ci tengono, vogliono entrare in squadra, quest'anno ha giocato un singolo, un doppio, ha vinto in Serie A, ha fatto il suo esordio, la prima volta che giocava, è stata molto contenta, anche noi siamo molto soddisfatti del suo percorso. Abbiamo terminato, maestro? Mi sembra la Arne ha giocato anche la, sì, la Greta. Sì, Greta ha giocato, ha fatto una sola partita perché è stata molto impegnata con i tornei e nella semifinale non ha potuto giocare perché proprio in questa settimana andrà a giocare a Dubai, un torneo molto importante per lei per riuscire ad ottenere la classifica per entrare agli Australian Open. Quindi ovviamente noi abbiamo lasciato che lei andasse a giocare questo torneo così importante e magari in futuro ci potrà far comodo. Il bel rendimento e i colpi espressi in campo sono frutto anche di una attenta ed oculata preparazione atletica. Sì, molto bravi i nostri preparatori, che poi non se ne parla quasi mai, perché si fanno i complimenti sempre ai maestri, agli allenatori, ai preparatori, non se ne parla quasi mai. Ma noi abbiamo i nostri preparatori, Gianluca Pasquini, Bezzi, la ragazza che collabora con lui, e anche Flavia Porru, che lavorano quotidianamente con questi ragazzi e li fanno migliorare dal punto di vista atletico, li fanno crescere, come diciamo noi in gergo, dritti. Si cresce, si migliora, sfugge uno storico risultato, ma questo è il bello del Farioli, non si finisce mai di imparare. Certo. Con voi non si finisce mai di imparare. Complimenti, Popo. Grazie.